Eccoci qua, di fronte a noi abbiamo un bellissimo esemplare di Caproni C9 realizzato da Ingegner Caproni. Guardate la particolarità del carrello di atterraggio. All'epoca usavano, questo è datato intorno agli anni 1910-1911, e poi nel 1912, grazie anche al pilota svizzero Henri Cobioni, ha realizzato dei record di velocità. Considerate che questo aeroplano aveva un motore da 35 cavalli horsepower, quindi sono cavalli inglesi, e vedete il carrello atterraggio con i pattini e le ruote che sono simili a quelle delle praticamente delle biciclette. Insomma, sono ruote che rispetto ai carrelli moderni di oggi, ovviamente dato il peso esiguo dell'aeroplano, realizzato comunque sia in legno, e poi ha una struttura ovviamente tubolare, come vedete. Ora mi abbasso un momento, vedete là sotto una struttura tubolare per la coda, e questo aeroplano raggiungeva, pensate un po', vedete, aveva i tiranti sulle ali per dare più stabilità durante il volo, per rendere la superficie delle semiali più resistente al carico, e aveva una velocità massima di 90 km all'ora, quindi è velocità che comunque per oggi sarebbero ridicole, però all'epoca erano comunque velocità ragguardevoli, perché erano comunque gli albori dell'aviazione. Eccolo qui, in tutto il suo splendore.